Questa è un'ordinanza che mira, di emergenza, che mira ad avviare un percorso di maggiore regolarizzazione su un problema che in tutta Italia, abbiamo visto quello che è successo a Milano. Noi possiamo impedire ai ragazzi di stare per strada. Chiaro che questo è l'inizio di un percorso, noi ci confronteremo ulteriormente anche con le categorie produttive, con i residenti, cercheremo di trovare delle soluzioni per migliorare la situazione con la consapevolezza che non possiamo con la bacchetta magica risolvere un problema che affligge tutte le grandi metropoli europee ed italiane. Adesso partiremo con un confronto, vediamo come vanno le cose, poi avremo anche un confronto ovviamente con le categorie, perché il nostro interesse è trovare una soluzione che funzioni e che insomma contemperi tutte le esigenze. Sindaco, lei cosa ne pensa di come l'informazione nazionale tratta questi argomenti? No? Oggi c'è una polemica sul fatto che nonostante sia a Milano si sia insomma, evidenziato per questi episodi, alla fine poi i servizi sono sempre tutti su Napoli. Lei Perché cosa ne pensa? noi viviamo, diciamo, siamo vittime di un pregiudizio che conosciamo benissimo. Alla fine tutti i problemi stanno a Napoli e tutte le cose positive stanno nelle altre città. Noi sappiamo benissimo che non è così, che i problemi di Napoli sono i problemi di tutte le grandi città e anche credo l'occasione per far vedere come nella nostra città ci siano dei problemi, ma ci siano anche tante azioni positive. Napoli ha bisogno di una narrazione più vicina alla realtà e questo è un lavoro che noi dobbiamo fare nei prossimi mesi.